Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio. Siamo alla seconda puntata della rubrica Scrusciu, disturba il silenzio. Il nostro ospite è Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Nell'intervista che segue ci parlerà del ruolo della famiglia nel percorso individuale e del processo breve. Prima ho parlato della sua classe, no? In cui ci sono state persone con cui poi ha avuto a che fare durante i processi. Così. Quale pensa che sia il motivo centrale per cui avete preso strade diverse? Io sono stato fortunato perché sono nato in una famiglia di persone per bene, di persone oneste, che hanno basato la loro vita sull'onestà, sulla generosità, sull'altruismo. Altri miei compagni di scuola sono stati sfortunati perché sono nati in una famiglia di 'ndranghetisti, in una famiglia di faccendieri, in una famiglia di mafiosi, quindi sono nutriti della cultura mafiosa. Già quando si nasce in una famiglia mafiosa, già a 4-5 anni si percepisce, si respira l'andrangheta. Quando a casa di un mafioso i carabinieri, gli sbirri, entrano ogni settimana a sfondare la porta perché devono catturare lo zio, il cugino, il nipote che è il latitante, è ovvio che questi saranno sicuramente degli 'ndranghetisti, cioè diventeranno anche loro a loro volta 'ndranghetisti. Cioè l'ambiente dove si nasce è fondamentale per le scelte del futuro, della vita. Cioè è difficile che da una famiglia di persone per bene nasca un 'ndranghetista o che da una famiglia di 'ndranghetisti nasce una persona che non vuole che sapere di 'ndrangheta. Io avevo un'altra domanda un po' più tecnica riguardante quello che si parla adesso del processo breve. Se secondo lei influirà sulle indagini anche riguardanti o processi riguardanti 'ndranghetisti o comunque uomini di mafie? Ma guardi, io tutto ciò che riguarda i processi, il penale, non lo disgiungerei tanto tra reati comuni e reati di criminalità organizzata. Cioè molte indagini o molti reati di criminalità comune poi nel futuro possono servire a capire il contesto mafioso, che magari non si capisce quando apparentemente può sembrare una truffa fine a se stessa, invece non è altro che il gioco di un potere mafioso. Comunque quando penso al processo breve penso alle migliaia di parti offese che non avranno giustizia. Io non accetto il processo breve come principio, perché ritengo che non sia necessario il processo breve per far diminuire l'arretrato nei tribunali. Cioè, questa è denegata giustizia, cioè il processo breve è una ghigliottina, cioè vuol dire eliminare l'arretrato, non risolvere l'arretrato nei tribunali. Quindi io penso che al posto del processo breve bisogna fare tutto ciò che tutto ciò è oltre quello che abbiamo scritto nel libro Giustizia è una cosa seria e quello che ho detto stasera all'università. L'intervista è stata curata dai ragazzi del progetto Vi raccontiamo le mafie dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Un saluto da Andrea Casati, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.